arrivati a Santa Teresa di Gallura, ci sta attendendo il sindaco Pisciottu per una spiaggia bao con i nostri amici a quattro zampe. Qui a Santa Teresa di Gallura col sindaco Pisciottu, allora, una spiaggia per i cani, Santa Teresa di Gallura ce l'ha, e lo possiamo dire, ce l'ha. Sì, esattamente, è una concessione che noi abbiamo dedicato nella spiaggia di Porto Quadro ed è questo la terza stagione dove nella spiaggia di Porto Quadro è possibile portare i propri cani per passare una giornata insieme ai loro amici. Ma è molto frequentata o no? La spiaggia non è fra le più frequentate e noi abbiamo scelto proprio quella spiaggia perché il decreto ministeriale prevede che le spiagge destinate ai cani debbano essere quelle meno frequentate. È comunque una spiaggia abbastanza frequentata perché è una bella spiaggia, è a ridosso di un villaggio turistico ed è anche vicino Santa Teresa. Se un turista vuole andare a far fare il bagno con il proprio cane a questa spiaggia che si chiama Porto Fido, come deve fare per raggiungerla? Ma per raggiungerla bisogna semplicemente seguire le indicazioni per Porto Quadro. Poi una volta dentro Porto Quadro ci sono le indicazioni per la spiaggia e lì è facilmente raggiungibile. Se dovessi dire Germania, adozioni, noi sappiamo che ha fatto un qualcosa di molto molto importante. Sì, perché noi abbiamo un rifugio per cani a Santa Teresa gestito da un'associazione di volontariato a quale noi abbiamo fornito lo spazio e con un accordo con un'altra associazione tedesca, la Rexpertier, hanno realizzato un rifugio che è bellissimo e ci sono anche delle adozioni che vengono fatte in Germania. Su questo si era innescato un timore, secondo me legittimo, del destino di questi cani che andavano in Germania, c'erano state delle raccolte firme. Noi abbiamo promosso e poi effettuato una missione del responsabile dell'ufficio preposto per andare a verificare la salute di un elenco di un certo numero di cani che ci era stato fornito da chi aveva raccolto le firme. Di questi 10 cani ne sono stati visitati 6, dei quali abbiamo foto, filmati, sono stati identificati. Abbiamo anche fatto una conferenza stampa e un incontro abbastanza partecipato e abbiamo reso conto di questa missione. Ed è andata bene. È andata benissimo perché i cani che sono stati visitati stanno tutti in ottime condizioni, sono in famiglie che li accudiscono in modo esemplare. Per un comune che si rispetti, per un comune pet friendly, noi consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Noi siamo felici e lo esibiremo con orgoglio. Allora ragazzi, adesso proviamo col navigatore a mettere Porto Quadro. Vediamo un attimino se poi realmente ci porta alla spiaggia Porto Fido. Qui, spiaggia di Porto Quadro, invio. Sono 5 minuti dal comune di Santa Teresa di Gallura. Ci proviamo. Qui a Porto Fido, Santa Teresa di Gallura, per arrivare, per raggiungervi bisogna seguire per Porto Quadro. Cosa offrite voi come spiaggia? Allora, noi chiamo la nostra tariffa ingresso di 5 euro e compresa mettiamo un ombrellone, gli diamo l'acqua, abbiamo una docettina per lavare dalla salsedine e poi bustine, le iniezioni. Un agosto bello pieno, dai. Speriamo. Dai. Mi raccomando ragazzi, una spiaggia bao qui a Santa Teresa di Gallura c'è e venite qua con i vostri amici a quattro zampe. Ciao. Da Santa Teresa di Gallura, Porto Fido, un saluto a tutti gli amici di Artù, da Dylan e lo staff di Porto Fido.